La seduta del 6 dicembre. Nella seduta del 6 dicembre, dopo lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la delibera per assegnare il sigillo della Regione alla Protezione Civile. Nel pomeriggio si è svolto il dibattito generale sul disegno di legge sul servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti. Concluse le audizioni sul piano sociosanitario regionale. Con gli incontri di Vercelli, Alessandria e Novara, la Commissione Sanità ha concluso le audizioni sulla proposta di nuovo piano sociosanitario regionale svolte negli 8 capoluoghi di provincia piemontesi allo scopo di coinvolgere i soggetti interessati. Le consultazioni avviate il 17 novembre a Torino hanno visto la partecipazione della Presidente della Commissione Sanità Carla Spagnuolo, dell'Assessore alla Sanità Paolo Monferino e di numerosi consiglieri regionali. Ragazzi in aula, 14ª edizione. Anche quest'anno Palazzo Lascaris ha ospitato, il 2 dicembre, la giornata finale di Ragazzi in aula, una speciale seduta dell'Assemblea dove gli studenti delle superiori sostituiscono i consiglieri. Avviata nel 98 dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'iniziativa fa vivere ai giovani la realtà dei lavori consiliari. Su 6 proposte di legge discusse, 5 sono state approvate e una rinviata in commissione. Ricevuto il generale Berto. Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha ricevuto il 1 dicembre per una visita di benvenuto il generale Claudio Berto, da poco subentrato al generale Pio Valente al vertice del comando della Regione Militare Nord. Torinese di nascita, Berto è già stato al comando di diverse unità operative dell'esercito, nonché della Brigata Alpina Taurinense e del Regional Command West di ISAF in Afghanistan. Don Ciotti alla Mafia e Cosa Nostra. Prosegue il ciclo La Mafia e Cosa Nostra, cura dell'Osservatorio Usura del Comitato Resistenza e Costituzione, inserita nel programma di Sotto 18 Film Festival. Il 7 dicembre al Cinema Massimo Don Luigi Ciotti è intervenuto alla proiezione del film Alla luce del sole di Roberto Faenza sulla vita di Don Pino Puglisi. Il 1 dicembre al Cinema Nazionale è stata proiettata la pellicola I 100 passi di Marco Tullio Giordana sulla testimonianza di Peppino Impastato.